In questa videolezione tratteremo dei temi dei promessi sposi e ci concentreremo sul ruolo della provvidenza nel romanzo. Nella scorsa lezione, infatti, abbiamo introdotto i promessi sposi parlando della genesi del romanzo e vedendo come dal primo nucleo originario, quello del Fermo e Lucia, mai pubblicato poi da Manzoni, quest'opera si sia evoluta nell'edizione cosiddetta ventisettana del 1827, cambiando titolo, assumendo appunto il titolo di Promessi Sposi, sviluppando una struttura più lineare, Manzoni poi cambia i nomi dei protagonisti e soprattutto utilizza il toscano che però era ancora letterario perché Manzoni lo aveva preso dal vocabolario della Crusca e quindi non era il toscano in uso nella sua epoca. Ecco l'edizione quarantana del 1840 invece che Manzoni porta a compimento la revisione linguistica del romanzo grazie a questo soggiorno a Firenze, la cosiddetta risciacquatura dei panni in Arno, in cui Manzoni appunto acquisisce una certa padronanza del toscano parlato e quindi riscrive i Promessi Sposi utilizzando il fiorentino usato, parlato dalla borghesia della città dell'Ottocento. E quindi questo romanzo poi diventerà il modello grammaticale e linguistico dell'Italia unita. Abbiamo poi riassunto la trama del romanzo e abbiamo accennato all'artificio che Manzoni utilizza per dare credibilità e veridicità alla storia. E la finzione è quella appunto del ritrovamento di un manoscritto di un autore anonimo del Seicento che parlava della storia di Renzo e Lucia. Manzoni però giudica la lingua del Seicento come incomprensibile al pubblico dell'Ottocento e quindi ha come obiettivo quello di riscrivere questa storia in un linguaggio accessibile al lettore moderno. E quindi abbiamo anche parlato del triplice livello della narrazione, perché nel manoscritto l'autore anonimo del Seicento racconta di aver appreso la storia di Renzo e Lucia da Renzo stesso, dalla viva voce di Renzo. E quindi se il manoscritto aveva appreso da Renzo la storia, Manzoni invece viene a conoscenza della storia dal manoscritto e quindi abbiamo tre livelli della narrazione. Per quanto riguarda il romanzo, è una sintesi compiuta tra storia e invenzione, perché Manzoni ha a cuore nella sua poetica la ricostruzione storica. La letteratura deve fornire, deve essere al servizio della verità storica. E quindi lui ricostruisce con precisione il contesto storico del Seicento e usa anche nel romanzo, riporta interi estratti delle leggi spagnole. Siamo appunto nell'epoca della dominazione spagnola sulla Lombardia, ma anche su gran parte della penisola. E un esempio si ha nel capitolo in cui Renzo va a far visita alla zecca Garbugli, e questo avvocato, tirando fuori tutta una serie di carte, insomma, legge queste grida spagnole, che erano appunto le leggi dell'epoca, in cui si condannava l'operato dei bravi. E poi altri documenti processuali vengono riportati, ad esempio nella storia della colonna infame, in cui Manzoni riporta i processi contro gli untori accusati di spargere il contagio della peste. Insomma, l'intento di Manzoni è quello di riproporre il vero storico in maniera fedele. Però,
come dirà appunto nella lettera al signor Chauvet, sopra questo strato storico lo scrittore ha il compito di inventare quello che la storia non dice e quindi anche immaginare dei personaggi per rappresentare i costumi noti di una certa epoca. E quindi i personaggi inventati devono comunque essere verosimili, cioè devono esprimere la mentalità e i comportamenti dell'epoca. Quindi da questa sintesi tra storia e invenzione, che si fonda appunto sulla verosimiglianza, cioè tutto quello che viene raccontato da Manzoni deve essere credibile da un punto di vista storico, anche se è inventato, e tutta diciamo, questa sintesi tra storia e invenzione è alla base della poetica manzoniana, che ricordiamo ha lo scopo di interessare il lettore, di avvicinarlo al vero per fornirgli un utile insegnamento morale. Dunque Manzoni sceglie un periodo storico preciso, quello del 600, del 1600, che è segnato dalla dominazione spagnola sull'Italia, è un periodo quindi di comunque decadenza politica ed economica, perché la Spagna spreme di tasse gli stati italiani, governa sul Ducato di Milano, sul Regno di Napoli, sulla Sicilia, sulla Sardegna, quindi quasi tutta l'Italia, e tuttavia è un governo appunto non efficiente, tant'è anche abbastanza oppressivo, tant'è che scoppiano anche varie rivolte dei ceti popolari, come il tumulto di San Martino, scoppiato a Milano, in cui appunto Manzoni immagina che sia coinvolto anche Renzo, contro la carestia e contro la mancanza di pane in città, e che viene appunto raccontato nei Promessi Sposi. Ecco, Manzoni sceglie il 600 non a caso, perché fa un parallelo indirettamente con la sua epoca, con l'Ottocento, in cui Milano e la Lombardia erano sotto il dominio degli austriaci. E comunque il 600 per Manzoni è un'epoca buia, dominata dall'ipocrisia, dall'ignoranza, dalla superstizione. E Manzoni denuncia soprattutto la violenza imposta dai potenti, quindi rappresenta proprio i soprusi degli oppressori potenti sugli umili, la mancanza di giustizia e anche dimostra come l'assolutismo, cioè il potere assoluto del re, in realtà nasconda l'inefficienza delle istituzioni che non riescono a governare gli stati della penisola. Gli altri attacchi di Manzoni sono anche contro i pregiudizi, contro la credulità, che molto spesso si manifesta come superstizione e che è diffusa presso tutte le classi sociali, anche presso il popolo, presso gli uomini. In questo contesto poi culturale arriva la storia e la storia travolge in molti casi. Porta anche con sé il male e la violenza. E, ad esempio, i grandi eventi storici che percorrono i Promessi Sposi sono la guerra per il Ducato di Mantova e la peste e la carestia che si diffondono in Lombardia e colpiscono anche Milano fra il 1628 e il 1630. Quindi questi fatti storici offrono gli spunti per riflettere sulla violenza e sui dolori patiti dagli umili. E comunque Manzoni ha sempre un atteggiamento critico nei confronti di questi fatti storici, quindi interviene e giudica, anche perché è un narratore onnisciente che governa pienamente la macchina di questo romanzo. E soprattutto utilizza l'ironia, quindi la sua critica è una critica ironica a questo secolo e si fonda sul giudizio morale, un giudizio morale che è ispirato dalla ragione, quindi dalla sua cultura illuminista, e in un certo senso però è mitigato dalla fede cristiana.
Perché pur condannando questo secolo e le storture di questo secolo, mostra comprensione verso i comportamenti sbagliati, senza però arrivare mai a giustificarli, perché la responsabilità è sempre dell'individuo e quindi la strada della giustizia e della salvezza dipende dalla scelta responsabile di ogni individuo, sulla base della teoria del libero arbitrio. E quindi si può comprendere la natura umana, che la natura umana compia degli errori, ma non si possono giustificare, soprattutto quando questi errori sono gravi. E quindi l'ironia tagliente di Manzoni, abbiamo detto, ha una funzione critica per denunciare i soprusi, le violenze, le superstizioni dell'epoca. Concentriamoci adesso sui temi del romanzo e sul ruolo della Divina Provvidenza. Partiamo col dire che Manzoni ha una visione pessimistica della storia, in quanto vede nella storia il potere nelle mani degli uomini, che sono gli oppressori, e che diventa lo strumento di sopraffazione dei più deboli. Gli umili e i deboli sono quindi sottomessi dal potere degli oppressori, soprattutto a causa dell'ignoranza, della superstizione e del conformismo. Quindi uno dei temi principali, appunto, di Manzoni è proprio la critica del potere in quanto sopraffazione. Inoltre Manzoni ha una visione negativa della natura umana, che appunto è incline al male, al dominio e alla sopraffazione e spesso all'errore. Per cui la storia non può che essere un prodotto della natura umana e quindi come tale è negativa. Tuttavia la morale cattolica può porre un limite attraverso la scelta del bene e quindi attraverso l'esercizio del libero arbitrio. Malgrado dunque questa visione pessimistica della storia, Manzoni riconosce nella storia la presenza della provvidenza, cioè tutto obbedisce a un disegno divino, anche se a volte questo disegno divino per noi è inspiegabile, come è inspiegabile la presenza del male. La storia, il segno della provvidenza si vede forse di meno nella storia collettiva, ma si vede di più nelle coscienze, e nelle coscienze e nell'animo dei buoni, degli umili, che agisce principalmente. Perché? Perché innanzitutto uno degli strumenti che l'uomo ha a disposizione nei confronti appunto della violenza della storia è la fede cristiana e la fede cristiana diventa lo strumento per affrontare ed accettare anche le ingiustizie della realtà. Per cui questa accettazione cristiana del male avviene grazie alla fede in una prospettiva che però è quella della provvidenza. Quindi se c'è il male è perché questo male è una prova a cui Dio ci pone, che la provvidenza ci mette di fronte, a fin di bene. Quindi ecco che la provvidenza interviene, mette alla prova l'uomo e interviene a sostegno degli umili e delle persone che dimostrano di avere fede. Ma perdona anche, perdona chi si pente, come perdona ad esempio l'innominato che si era macchiato di una serie di crimini, ma che appunto si pente e si redime credendo appunto al messaggio della provvidenza, che lo vedremo compare spesso come una voce della coscienza nell'individuo. Quindi questo grande progetto divino che la provvidenza a volte si compie sulla terra e a volte si compie nell'aldilà. Quindi la giustizia non sempre appartiene alla vita terrena,
Va bene ad esempio a Renzo e Lucia che dopo aver subito appunto i soprusi di Don Rodrigo comunque riescono a sposarsi, quindi c'è un lieto fine grazie alla morte di Don Rodrigo. E quindi in questo caso la provvidenza interviene, punisce il malfattore Don Rodrigo facendolo ammalare di peste e premia invece i giusti e i buoni, gli umili. D'altra parte invece ci sono innocenti che muoiono per la peste, come anche la piccola Cecilia, portata dalla madre sul carro che raccoglieva i cadaveri degli appestati a Milano, che vedremo è nel bellissimo capitolo dei Promessi Sposi, in cui Manzoni descrive la città stravolta appunto dalla peste. Appunto, questi innocenti subiscono questo destino e quindi la loro giustizia non è sulla terra, ma sarà nell'aldilà, arriverà appunto nella vita ultraterrena. Ecco quindi che l'altro grande tema di Manzoni è il dominio degli oppressori, dei potenti sugli umili. E Manzoni riesce per la prima volta in un romanzo a prendere il punto di vista degli umili, che sono i protagonisti anonimi, le masse anonime che vivono esistenze modeste, spesso in povertà. E i protagonisti chiaramente sono due filatori, quindi appartengono a queste classi sociali umili, sono Renzo e Lucia, appunto, che sono vittime, abbiamo detto, della violenza della storia. E vittime soprattutto dei soprusi di Don Rodrigo, dei potenti, ma Don Rodrigo non è l'unico perché anche abbiamo visto la monaca di Monza, anche l'innominato, sono figure di oppressori. Però, malgrado ciò, malgrado quello che subiscono, Renzo e Lucia sviluppano la fede nell'intervento della Divina Provvidenza. E quindi questo li porta a comprendere e ad accettare i guai, le difficoltà che incontrano, per poi sviluppare una fiducia in Dio che promette per loro appunto una vita migliore, come poi avverrà. Ecco, il personaggio che proprio rappresenta il messaggio cristiano nei Promessi Sposi, la fede è portatrice appunto del messaggio della Divina Provvidenza, è Lucia. E di questo ce ne accorgiamo soprattutto nell'episodio dell'innominato, della conversione dell'innominato, che vedremo nella video lezione che è allegata a questa. E quindi Lucia comunica il messaggio della provvidenza, l'innominato, con quell'affermazione per cui Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Quindi Dio è disposto a perdonare anche chi si è macchiato di crimini orribili per un'opera di bene. E sarà proprio questo che porterà l'innominato ad affidarsi alla volontà di Dio, cioè alla provvidenza, e quindi a cambiare vita. Perché appunto l'uomo deve abbandonarsi al disegno della provvidenza. E non solo, deve anche vivere attivamente da cristiano, non solo all'insegna dei valori, ma mettendo questi valori in pratica, quindi agendo per il bene e contrastando il male attraverso l'amore e il perdono, che sono i due doni più importanti, i due valori più importanti del cristianesimo. E così. Perfino l'innominato, dopo la conversione, diventa uno strumento del bene perché agisce positivamente nella vita, libera Lucia. L'altro grande modello è Fra Cristoforo, modello appunto del buon cristiano, perché malgrado sia incappato in un errore di gioventù provocato da questo nobile, lo ucciderà in questo scontro. Lo accoltellerà e malgrado ciò appunto poi cambierà totalmente vita, si rifugierà presso questo convento di frati cappuccini, prenderà i voti, diventerà frate e dedicherà tutta la sua vita
all'aiuto degli altri, dei bisognosi. E quindi ecco che la provvidenza dà sempre l'occasione del riscatto, anche se qualcuno sbaglia. E quindi sta all'uomo, la provvidenza offre l'occasione all'uomo e sta all'uomo coglierle, utilizzare bene quindi il libero arbitrio e scegliere il bene anziché il male. E nel romanzo la provvidenza si manifesta come voce della coscienza in tre casi, mettendo alla prova tre personaggi, Renzo, Lucia e l'innominato. E il modello di queste prove ricorda la prova vissuta da Gesù Cristo, perché rappresenta appunto la discesa, è metafora diciamo della passione, della morte e della resurrezione di Cristo, perché tutti e tre questi personaggi vivono una discesa nella paura, nello sconforto, nel dubbio e poi una risalita verso la speranza, verso la redenzione, come ad esempio accade all'innominato. Vediamo la prima prova di Renzo, che è un personaggio che matura, infatti si può parlare di romanzo di formazione per Renzo, perché inizialmente si dimostra molto impulsivo, non accetta il sopruso di Don Rodrigo, vuole affrontarlo, andare al palazzo di Don Rodrigo per affrontarlo direttamente, ma è Fra Cristoforo a impedirglielo, a farlo ragionare. E poi, quando va a Milano, anche lì dimostra la sua inesperienza, perché si trova coinvolto in questi tumulti, nell'assalto ai forni, al forno delle Grucce, e incita addirittura la ribellione contro il governo spagnolo e le forze di polizia lo identificano come uno dei capi di questa rivolta. Lo arrestano, sarà poi la folla a liberarlo e Renzo quindi sarà costretto a abbandonare Milano, a scappare. E quindi nel romanzo vediamo questa fuga di Renzo che attraversa la campagna che lo porta poi verso il fiume Adda, che segnava il confine con la Repubblica di Venezia, con la paura di essere preso perché era ricercato. E poi superando, insomma, questa notte e superando il fiume Adda, entrerà appunto nel territorio di Venezia, libero, e andrà appunto a rifugiarsi presso il cugino Bortolo. E quindi questa rappresenta un'iniziazione, una maturazione di Renzo che conquista attraverso questa esperienza la prudenza. E arriverà poi addirittura a sviluppare il dono della clemenza e del perdono, un dono profondo cristiano, perdonando appunto Don Rodrigo quando, malato sul letto di morte, malato di peste nel lazzaretto, appunto Fra Cristoforo gli chiederà di perdonare il suo rivale. L'altra prova è quella di Lucia, che deve vincere la paura e l'angoscia nella notte che trascorre nel castello dell'Innominato, dove era stata appunto rapita per essere consegnata a Don Rodrigo, e alla fine trova la speranza nella preghiera e fa un voto di castità alla Vergine Maria perché appunto per in cambio della salvezza e finisce per sacrificare ciò che ha di più caro, cioè Renzo. Sarà poi Fra Cristoforo a sciogliere questo voto di castità e a permettere appunto il matrimonio tra Renzo e Lucia. Quindi sia Renzo sia l'innominato evolvono. La differenza invece è che Lucia non si trasforma perché fin dall'inizio ha dei saldi valori morali cristiani. Anzi, è lei a permettere la trasformazione degli altri personaggi, perché è lei che è la portatrice appunto del messaggio di salvezza, della fiducia nella grazia divina. Ed è quello che accade appunto nell'innominato, perché la prova dell'innominato è una prova molto forte, perché l'innominato si trova a rivivere nella propria coscienza tutti i crimini commessi, sviluppa un senso di colpa angosciante in questa notte, appunto trascorsa dopo il rapimento di Lucia e dopo aver parlato con Lucia.
arriva addirittura a pensare al suicidio, a tentare il suicidio per liberarsi da questo peso, da questo senso di colpa per il male compiuto. E poi, alla fine, grazie al messaggio di Lucia, riesce a trovare la speranza, della redenzione, del perdono dei suoi peccati e quindi arriva a convertirsi e a cambiare vita. E questo cambiamento avviene anche grazie poi al cardinale Borromeo, che è rappresentante della Chiesa buona, come Fra Cristoforo, quindi della Chiesa che si impegna attivamente per migliorare la società, e quindi l'innominato, pentito e commosso, va dal cardinale Borromeo e poi gli consegna libera Lucia. Ecco, quindi possiamo dire che appunto, malgrado sia presente nel romanzo il male e la violenza della storia, tutto ciò comunque rientra in un disegno divino che è incomprensibile per l'uomo, ma che ha un senso, perché serve a mettere alla prova la fede dell'uomo. E grazie alla forza della fede, l'uomo non solo può affrontare questi guai, ma si prepara per la vita eterna, per la salvezza.